Salve a tutti ragazzi, rieccoci su MotoGP. Siamo a Misano, World Circuit, Marco Simoncelli. Quanto ci manca? So che avete già visto la novità ragazzi. Avremmo potuto presentare un nuovo casco, una nuova livrea per questa pista, ma invece l'abbiamo fatta ancora più grossa. Presentiamo direttamente Unnu Rossi nel nuovo team che lo ha voluto, cioè la Yamaha Movistar ufficiale. Ed è arrivata con qualche bella chicca. Guardate sul cupolino le grafiche, il bel 47 davanti e, come si intravede da questa immagine, un piccolo dettaglio diverso da quelle di Vale e Vignales: il cerchione blu. Ecco qua, qua vediamo il muso, il 47, e scenderemo anche verso il cerchionazzo blu dello stesso colore. Una vera figata, ce l'ho fatto così perché mi andava. Pronti allora a vedere come si sta in sella la Yamaha ufficiale? Io lo so già, voi lo vedrete adesso. Speriamo che comunque la gara non riservi strane sorprese. Prima fila con Rossi, Marquez Rossi, con i due Rossi molto molto simili, a parte che Valentino ha i suoi soliti dettagli sulla tuta, soli, luna, eccetera eccetera. Poi ovviamente il numero del casco si differenziano. L'ho scurito un pochettino questo casco ragazzi, non so se si nota, per farlo un po' più blu Movistar, blu melanzana di questa moto qua, altrimenti staccava tanto, era molto molto chiaro. Occhio ai traversoni. Rossi ha perso intanto una posizione dalla griglia. Attenzione, tratto del Rio, ancora secondo dietro Marquez con la moto che comincia a scodare. Oddio, attenzione, Vignales si affaccia qua in terza posizione. C'è stato del macello lì dietro, perché è salito anche Dovizioso, quando in realtà dietro di noi c'era Valentino all'inizio. Ma va bene così, a noi importa tenere dietro Vignales, che lo è, anche se è risalito di una posizione. Attenzione qua intanto al tramonto, ci avviciniamo tantissimo a Marquez, quasi pronti per sverniciarlo alla grande. Mamma mia che uscita, che uscita e anche che motore. Evidentemente ottima questa nuova Yamaha, con Rossi subito a tutta birra. Ah, un po' largo qua, attenzione al carro sul cordolo maledetto, bisogna stare attenti a non indirizzare la moto. La percorre all'esterno Rossi, riaccodandosi poi a Marquez, che ha qualche metro adesso. Seconda Misano, traversone incredibile. Oh mamma mia, come siamo usciti da lì. Abbiamo tutte le Yamaha ufficiali in fila, vediamo se Valentino prova a entrare, anche Vignales. Vediamo, prova Unnu Rossi a restituire alla grande, in mezzo alla variante del parco, dove poi bisogna uscire con una marcia un po' alta per tenere la trazione ed evitare i traversoni. Valentino cattivo, anche Vignales, troppo, entrambi troppo, troppo, troppo azzardati. È facile per Unnu Rossi mantenere la linea pulita e risbattersi lì dietro. Attenzione, Vignales è qua dietro appena appena, servirebbe qualche altro pilota nel mezzo. È ancora lunga la gara, però è lunga anche la staccata di Unnu Rossi, mannaggia. Occhio, Valentino di nuovo davanti a Vignales, bene così, così anche nel caso non dovessimo riuscire a riagganciare Marquez non sarebbe una enorme tragedia. Però proviamoci. Fortissimo qua la staccata del tramonto Unnu Rossi. Curvone, tutto piegato a destra, bomba. Ora quanto gli guadagna. Ora quanto gli guadagna. È vicino al carro. Non da attaccarlo, ma è vicino. Stretto, ottima la linea. Potrebbe provarci alle Misano. Non alla prima, neanche alla seconda, perché comunque ho dovuto chiudere lì, avendo rinunciato all'idea. Si è rimesso dietro Unnu Rossi, occhio alla gomma posteriore. Suggeriscono il cambio mappa a Unnu Rossi, che però la sente ancora buona, quindi se la tiene. Qua terza subito, in appoggio verso destra, lunga. A pedinare Marquez, se gli stiamo vicini vicini possiamo fregarlo alla quercia, che c'è una bella staccatona violenta dove possiamo dare adito a una delle nostre qualità. Intanto dietro si staccano un pochettino, chissà come sta andando tra Vale e Vignales, speriamo l'abbia la meglio Vale. Più che altro per il mondiale, la staccatona di Unnu Rossi alla quercia, che va pure alla corda, però forse in uscita Marquez ha un attimino la meglio, tranne che
avendo la linea più stretta, deve fare attenzione col gas. Ma infatti Nurossi lo apre un po' di più e gli resta davanti. Occhio adesso allora, eh. Ultimo tratto, no. Nurossi lo ha salutato qua in uscita, impossibile un attacco da ste parti. Col gas pennellato. Nurossi, mi sono spaventato subito perché so benissimo che quel cordolo lì è malefico. Se lo becchi in uscita cattivo, ho già sperimentato in prova, voli per terra senza se e senza ma. Intanto le ultime due Misano per Nurossi, che è preciso, rilassato, tranquillo. Ha dato nell'ultimo mezzo giro un bel po' di strada pure a Marquez e arriva su una ruota sola a fare tanti punti più di Vignales, che però fa terzo, ha superato Vale. No, forse no. In effetti no, sul podio c'è arrivato Vale, quindi i due rossi sul podio con in mezzo al panino Marquez. Infatti guardate ragazzi, 12 punti recuperati a Vignales, perché eravamo a meno 16, adesso ne restano solo 4. E Marquez, che arriva dietro di noi, purtroppo è lì, meno 30. Sembrerebbe una lotta a due, scopriamo nella prossima gara, ma... Ai 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 ragazzi, ci prepariamo a fare di nuovo un passettino indietro, temo, perché siamo ad Aragon, è pista, io non l'ho mai amato, non riesco tanto a guidarci bene. Siamo addirittura noni, chiudiamo la terza fila con Rossi, che aveva appena fatto un gran colpaccio nella gara precedente quando aveva 12 punti a Vignales, che tra l'altro adesso fa la pole position. Vediamo se riusciamo a fare una piccola rimonta o se andrà tutto molto molto male. Ancora pochi istanti inizierà l'incubo per Nurossi, che ovviamente è un po' preso dallo sconforto, soprattutto nella consapevolezza di aver fatto una gran rimonta nella gara prima, un sacco di punti, e adesso doverli buttare via nuovamente. È dura ragazzi, soprattutto perché sa che questa nona posizione in griglia non è frutto di un singolo errorino, di una sfiga o qualcosa, ma proprio che qui ad Aragon non ce n'è. Non ce n'è per andare, e allora la situazione diventa ancora più complicata quando è così. Oh! Piantatissimo Dovizioso, attenzione, siamo quarti. Con una partenza a dir poco arrogante. Ai ai ai, Dovizioso cosa fa? Vuole restituircela? Portiamo la moto all'altra parte e andiamo per i cazzi nostri. All'esterno Dovizioso, adesso mi sa che ha preso la linea migliore, eccolo lì. Quinto Nurossi, guadagna 4 posizioni. Però è un fuoco di paglia, le prime curve, insomma, nel bordello le cose si fanno. Oh, oh, oh! Infatti tornano tutti adesso. Tutti di nuovo alla carica su Nurossi. All'unisono, guarda, anche Crutchlow, di nuovo nono. Incredibile. Incredibile, incredibile anche la staccata di traverso qua in fondo per recuperare margine ancora. Su bene, questa sorta di arrabbiata di Aragon. Occhio. Peccato, perché devo avere una mezza occasione di tenere il contatto con i primi, ma non ne ho. Non ne ho. Intanto qua vediamo se la nostra Yamaha sicuramente andrà di più della Suzuki di Giannone e lo fa fuori. Occhio. Occhio, questa staccata, ai ai ai, un po' largo, ripassa Iannone. Oh, tutto fuori sul cordolo, tutto fuori sul cordolo. Andiamolo qua, in staccata, Nurossi di nuovo su Iannone, molto bella. In tutto questo, quando siamo in settima posizione, si sbaglia ancora una linea, Iannone si ripresenta davanti, di nuovo all'esterno dentro. Oh! Si scambiano 6 volte la posizione, 7, i due, in 3 curve. E attenzione però, perché dietro arriva altra gente con ste bagarre poco sensate. Eccolo, Crutchlow. Sono sempre loro ragazzi, è la nostra zona di competenza. Fa schifo dirlo, ma è così. Aragon ci consegna questo verdetto, cioè un Nurossi in lotta per stare appena nei primi 10. Un po' disonorevole, anche se per un pilota questa parola non esiste mai.
staccatona di nuovo sotto Iannone, però alla fine va a sprecarla. Oh, cos'è sto treno qua? Che fanno? Salve Petrucci, Gracilo ritorna saldamente davanti a Nurossi. Cioè adesso lo vedremo qua in fondo se ritorna saldamente, perché qua col motore della Yamaha rispetto alla Honda di Crutchlow, che è praticamente un ufficiale, ma non lo è. E dove vogliamo andare a farla sta frenata? Nu riperde le sue posizioni, comincia l'ultimo giro, siamo decimi, non c'è mai stata l'opportunità di far qualcosa di buono in sta gara. Lungo proprio non è mai arrivata quella chance, quella sensazione di dire dai, sparo la rimontazza, non ce n'è. Come sospettavo, tutti i turni di prove da ste parti qua, eppure la gara ce la ritroviamo da ste parti qua. Ah, inevitabilmente a fare a gara con i nostri nervi che rischiano di smontarsi adesso. Mannaggia, undicesimo. No, dentro Redding qua. Occhio perché c'è. No. Dietro le Yamaha che ho mollato. DRV Porsche Rall, no, eh. Quello non lo accetto. Dai, buttala dentro. Mamma mia, ragazzi. Decimo. Quando è che ho fatto decimo l'ultima volta senza cadere per terra? 6.000 anni fa. Decima posizione. Terribile. Mamma mia, ho paura a vedere la classifica. Ci sono pure arrivate storte, per carità. Perché all'inizio mannaggia, appena davanti a Zarco che guida un Tech 3. Vitales ha vinto, torniamo a meno 23. Siamo partiti a meno 16, abbiamo perso 7 punti nonostante la grande vittoria di prima. Però vabbè ragazzi, cosa vogliamo dire? Deve arrivare pure quella gara, no? Quel tipo di gara. In tutto il mondiale una gara così c'erano tutti i piloti. Pazienza, siamo vicini alla fine, però 23 punti. Beh, bisogna sperare anche in qualche aiutino, eh. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, soprattutto la prima gara della seconda. Lo sapevo che finiva così dopo le prove. Confidavo, dico, vabbè, dai, adesso siamo ad Aragon, cerchiamo di... Beh, non ce la faccio. Non so se il limite sia qui, non so dove sia, ma non ce la faccio. Vi abbraccio, ragazzi, mi raccomando, ci sono i miei social in descrizione. Ricordatevi di attivare la campanella, se no le notifiche ogni volta mi dite che non vi arrivano, ma è per quello. Manco quello funziona tanto bene, però intanto proviamoci. Vi aspetto al prossimo video, ciao!